Dal giorno in cui la rover Curiosity ha atterrato su Marte, sono stati numerosi gli elementi che potremmo definire in qualche modo misteriosi di cui si è occupata la stampa. Vediamo i più seri, i più interessanti. Appena atterrato, le macchine fotografiche di Curiosity ripresero una strana luce in lontananza. Ovviamente qualcuno parlò di UFO, ma si trattava più semplicemente della gru che aveva depositato Curiosity su Marte e che era precipitata ad una certa distanza dal rover stesso. Poi fu la volta del pezzetto di plastica. Nessuno osò dire che fosse qualcosa di alieno, ma tutti accettarono la spiegazione ufficiale della NASA. Era una parte del rover che si era persa durante il suo cammino. Un vero mistero nasce di lì a poco, quando il braccio del rover scava nella sabbia e porta alla luce dei minerali particolarmente lucenti. Cosa sono? Al momento non esiste ancora una spiegazione ufficiale. E poi il giorno del fiore di Marte. Questo sì che è un bel mistero. La NASA conferma che questo oggetto fa parte del suolo, ne è incastonato, ma cosa sia nessuno, NASA compresa, lo sa. Che tipo di minerale sarà, se minerale è, ancora è da identificare. Ma i misteri, quelli geologici, continuano. Cosa sono questi conetti che fuoriescono dalle rocce per pochi centimetri? Erano forse vie di fuga di acque calde, gas o manifestazioni vulcaniche secondarie? E questi strati sono strati di rocce vulcaniche o lasciate dall'acqua? Siamo a circa 6 mesi dall'inizio della grande avventura di Curiosity e le domande a cui dare una risposta sono certamente superiori a quelle a cui ne è già stata data una. Ed in particolare attendiamo la risposta alla domanda: il carbonio che venne scoperto settimane fa, che origine possiede? È terrestre o marziano? E se fosse marziano, è biologico o abiologico? Noi attendiamo e appena sapremo qualcosa lo racconteremo.